richiesta di essere inserito nel patrimonio dell'UNESCO proprio per la continuità e la, la gamma delle fortificazioni, perché partiamo dal muro romano, che è rimasto solo un pezzetto, alle mura scaligere, comunali, poi scaligere, e poi c'è tutto l'intervento cinquecentesco e poi quindi quello austriaco. Arriviamo al 1848. Se mi può interessare per ricordare dopo, noi abbiamo fatto come questi è molto ben fatto, perché mi spiega un po' tutto. Tutte le parti storiche e dopo architettoniche successivamente, è lì al tavolo. Quindi. Ecco, arriviamo al 1848, i piemontesi arrivano praticamente fino sotto le mura, anzi, dopo una scaramuccia a Santa Lucia arrivano fin sotto le mura di Verona e Radeschi le rarà sul bastione di Porta Nuova, che se le faceva addosso, perché l'ha detto qua oramai che siamo. Ecco. E quindi appena che è risolta la faccenda, tutti hanno studiato la prima guerra di indipendenza, lasciamo stare, e quindi necessitava immediatamente riprendere i lavori di fortificazione. Quindi vengono creati intorno a una distanza di circa un chilometro uno dall'altro 12 nuovi forti fuori delle mura, e questa è la prima cerchia. Allora, le mura, una cerchia di forti intorno, ecco, sono tutti a destra adice, l'unico che è a sinistra è Kaiserin Elisabeth, dedicato alla imperatrice Sissino, ecco, che è proprio sulla, era proprio sulla statale 11. Si vede Montorio, era sempre gli ultimi austriaci partirono da Montorio un giorno dopo, cioè dunque la liberazione di Verona è stata il 16 ottobre, gli ultimi austriaci partono da Montorio il 17 ottobre, a Porta Vescovo, che era lì la stazione principale. Ecco, vi ho parlato di questi forti e poi creano appunto anche questo, il forte Preara. Il progetto era del 1860-61, qui c'era un vecchio castelliere preistorico, proprio in questo posto demoliscono questo castelliere, questo villaggio preistorico, e ci piazzano questo forte. Io mi fermerei e lascerei la parola a Lucia, che illustrerà le caratteristiche di questo forte. Qui sono molto ben illustrate in questo opuscoletto, che vi prego di acquistarlo, perché veramente è fatto bene. Vedrete anche tutto dentro a colori, come potrete vedere qua per esempio, e vi spiega tutto come è situato questo forte, che dopo, finita gli austriaci, Verona restò piazza forte, perché passò sotto il comandante, il famoso generale Pianel, il quale era un conservazionista fino all'estremo, no? E fino alla morte di... Vedete l'angolare anche lì rivestito di pietra con i dentelli, quasi monumentale. Ma chi è stato il costruttore? Allora, erano sempre ingegneri austriaci, Franz von Jon, si chiamava Forte Jon dal generale. Thank you.
questa zona era piena di terra, è stata tagliata proprio la parte di collina, quindi questo era tutto terra, è stato tagliato, è stato creato proprio questo ostacolo, è stato fatto il terrapieno ed è stata costruita questa caponiera dove siamo appena entrati con 17 fuciliere. Per evitare quindi, per proteggere gli assedi, per proteggersi dagli assedi da nord, da San Fidenzio. Ok, quindi questa era proprio tutta terra. È stata proprio tagliata, 10 metri circa, 17 fuciliere, queste sono rivestite in pietra di bruma inclinata, e lì si vede invece la zona dei cannoni, che dalla corte si vedevano. Qualcuno era ancora più profondo per ancorarsi ancora di più ed evitare lo spanciamento, come gli esempi. Guarda questa fuciliera che bella. In fondo è questa, quella che c'è andata in fondo. Il ritmo che c'è nella pietra mattone, c'è proprio la geometria. Dalle incursioni per quanto riguarda la parte architettonica del materiale.